Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi vi do il buongiorno così con il letto sottosopra, la camera sottosopra, perché stamattina mi sono svegliata, c'è una giornata pazzesca, c'è un sole bellissimo, si sta da Dio, al sole quasi ci si può praticamente abbronzare, anzi senza quasi. Quindi mi sono svegliata talmente carica che come prima cosa ho detto: vado a cambiare la biancheria del letto, quindi ho tolto tutte le lenzuola, il copripiumone, ho fatto la lavatrice che sta andando e in realtà la mia idea di oggi era quella, fermarmi qui. Poi mi sono fatta prendere dalla voglia, ho ribaltato tutto, quindi ho spostato la libreria che c'era qui, ho messo la sedia sul balcone, il tappeto sul balcone, che ho deciso di eliminare perché è pieno di macchioline che ha fatto Mocha. Quindi ho deciso di toglierlo, voglio pulirlo per bene, però poi eliminarlo, anche perché senza tappeto faccio sicuramente molto meglio a pulire il pavimento, quindi lo elimino al momento, insomma lo tolgo, poi magari vediamo quando Mocha sarà un pochettino più grande, farà meno danni. E ho tolto anche i comodini, ho buttato tutto sul letto. E mi è venuta voglia di fare delle piccole modifiche in camera. Sapete che la camera è una delle stanze, cioè praticamente l'unica stanza che non mi convince. Quindi oggi non andrò a ribaltarla nel vero e proprio senso della parola, cioè non metto mobili nuovi o faccio cose strane perché non ho niente di nuovo da mettere. Però voglio provare a cambiare un po' la disposizione, fare un po' di prove. Ovviamente l'unica cosa che resterà fissa è il letto, anche perché ai lati ci sono le lampade che poi illuminano il letto e il comodino durante la sera. Quindi non vado a spostarlo, anche perché ci sono ovviamente, oltre le lampade, anche gli interruttori della luce tradizionale. Quindi il letto resta lì come restano lì i poster. Mentre voglio provare a fare un po' di spostamenti per quanto riguarda la cassettiera, per quanto riguarda lo specchio, la sedia. Insomma, fare un po' di modifiche. Vediamo se riesco a trovare una soluzione che mi convince un pochettino di più. Però è mia intenzione andare a modificare un po' questa camera. Non so bene ancora quello che voglio fare, mi piacerebbe mettere la cabina armadio all'interno della camera da letto, ve l'ho già accennato in un video, però è una cosa che faremo sicuramente più avanti quando dovremo togliere quella cabina armadio, quindi al momento non me la sento di investire, anche perché quella cabina è praticamente mezza nuova, quindi al momento magari andrò a prendere una cassettiera un po' più particolare, un po' più di qualità, però per il resto al momento resta così. Quindi tiriamoci su le maniche, anche se in realtà sono a maniche corte perché, ripeto, oggi fa davvero caldo, perché quando faccio le pulizie mi viene caldo con poco. Quindi inizio a pulire, in realtà ho già passato l'aspirapolvere, fedelissima, il folletto, eccolo qui. E adesso, come prima cosa, voglio pulire per bene il pavimento, i mobili e il pavimento, passare il moccio, pulire i mobili, i ripiani e poi iniziare a fare questi spostamenti e vediamo quel che ne esce.
situazione al momento è questa: sono andata a spostare la cassettiera e l'ho messa contro questa parete. Già una volta l'avevo messa qui e non mi dispiace perché questa parete mi sembrava un po' vuota. Adesso però ovviamente è diventata vuota la parete davanti al letto. La mia idea in un futuro è quella, appunto, come vi dicevo all'inizio video, di fare una piccola cabina armadio, perché comunque non potrà uscire una cabina armadio grandissima, comunque un armadio senza ante, ok? Magari con un pezzo di vetro. La mia intenzione era di metterla dietro al letto e stavo un attimo valutando lo spazio, perché se dietro al letto domani andiamo a fare appunto questa sorta di cabina armadio, il letto ovviamente viene più avanti e qui abbiamo meno passaggio. Adesso comunque ci saranno 2 metri abbondanti, vi faccio vedere, quindi secondo me potrebbe venire una cosa carina e potrebbe starci, non enorme, però qualcosina di carino, se studiato bene ci può stare. Vedete, qui c'è il letto che adesso è contro la parete e da qui a qui invece tutto libero. Prima qui avevamo la cassettiera che arrivava circa qui e avevamo comunque tutto questo spazio libero. Adesso voglio provare a spostare leggermente il letto tipo qui per vedere effettivamente quanto mi resta dietro e se è fattibile una cosa del genere. Lo specchio l'ho tolto, era appeso qua, infatti ci sono i chiodini. Adesso valuto se lasciarlo appoggiato qui perché è un po' piccolino, cioè non è altissimo, però mi piace molto. Questo l'avevo preso da IKEA e ha la cornice in legno, però c'è anche nera se non ricordo male, e mi piace anche appoggiato perché comunque, cioè in verticale, perché è comodo anche per specchiarsi, per quando ci si veste prima di uscire, mentre invece quando era qui lo sfruttavamo un po' poco perché comunque ci prendeva tipo da qui a qui, quindi eravamo un pochettino più sacrificati. Sicuramente stava bene anche appeso e probabilmente alcuni di voi non ameranno lo specchio appoggiato, invece a me non dispiacciono, così come i poster. C'è ancora questo mobiletto da mettere, che a questo punto direi lo andrò a mettere qui, e qui poi troverò qualcosa per andare a riempire. Ok, il letto l'ho spostato, adesso lasciate perdere che è super incasinato perché ho messo tutte le cose sopra. Comunque questo è il passaggio, praticamente sono andata a filo della finestra perché ovviamente qua poi se si farà un qualcosa dovrà andare a chiudere, quindi ho spostato il letto qui e questo è quello che rimane. Sarà circa, oddio, io non me ne intendo, considerando che la piastrella per intero è 1,20 m, sì, sarà circa 1,20 m, perché questo dovrebbe essere un pezzo unico, forse no, sì, questo è un pezzo unico, quindi 1,20 m più o meno. Non è larghissima, quindi si potrebbe fare una cosa di questo tipo, ad esempio qua fare delle mensole dove appendere i vestiti, magari qui fare dei cassettoni che comunque si riescono a aprire, e qui invece non fare niente, tenere magari la base del letto e qui fare tipo una sorta di ingresso, potrebbe essere, ci potrebbe stare secondo me. Sì, l'ingresso lo farei qui, anche perché poi da questa parte c'è la finestra, quindi qui non farei l'ingresso, metterei una vetrata. Qui invece lascerei così e qua fino in fondo con la cabina armadio più o meno fino a qui, creando anche qua degli appendini, dei bastoni dove appendere i vestiti, dei cassettoni qui, e qui fare l'ingresso. Invece il passaggio che ci resta è qui. Allora, adesso c'è lui che è in mezzo un po' alle scatole, però qui abbiamo l'ingresso nella camera da letto e comunque questo è il passaggio che abbiamo. Non è enorme in realtà, però non è neanche poi così malvagio, cioè comunque è un passaggio comodo, ci si passa tranquillamente e sta bene anche lo specchio qui. Potrebbe essere una bella idea, in realtà è da un po' che ci penso, però non avevo ancora provato effettivamente le misure. Oppure l'altra soluzione, nel frattempo ho rispostato il letto, l'altra soluzione è farlo qui davanti.
quindi fare la stessa identica cosa, adesso non è a fuoco perché, ok, dicevo fare la stessa cosa qui, quindi anche qua fare, mettere dei bastoni, un ripiano sopra, poi il bastone dove appendere i vestiti, fare dei cassettoni e magari qui chiudere con una vetrata che arriva da pavimento fino al soffitto, magari puoi fare un murettino oppure non lo so, qualcosa per chiudere e per renderle più il più simile a una cabina armadio, perché se metto l'armadio senza ante non è diciamo il risultato che voglio ottenere, quindi vorrei andare a chiudere con qualcosa, sicuramente non il muro perché rimpicciolisce la stanza e l'unica opzione per rendere comunque la stanza grande, perché in realtà è grande, quindi farla sembrare ancora più grande, o comunque non andare a creare una stanzina piccola all'interno di una stanza, secondo me l'ideale è proprio fare un vetro che allarga tantissimo gli spazi. Quasi quasi, però sapete che forse ci sta meglio davanti, perché poi comunque resta lo spazio un po' più comodo per il letto. Comunque, a parte tutti questi progettini che ho in mente, così che mi frullano per la testa, adesso vado a sistemare l'ultimo mobiletto che mi manca, poi svuoto il letto, anche perché fra 20 minuti è finito la lavatrice, così vado a stendere le cose nella speranza che entro sera siano già asciutte, ma credo di sì perché c'è una bella giornata, e andrò a mettere ovviamente delle lenzuola che ho già nella cassettiera. Tra l'altro sono alla ricerca disperata di un set di lenzuola carino per la camera da letto, perché ho sempre quei due o tre che giro dell'IKEA, mi hanno un po' stufato, volevo qualcosa di diverso, però non ho ancora trovato il set che mi convince, o costano un sacco, non volevo spendere tantissimo, oppure quelli che costano nella media, insomma, sono sempre gli stessi, non mi convincono. Quindi se avete qualche consiglio qui sotto nei commenti fatemi sapere. Adesso però devo sistemare questo letto perché poverino è pieno di cose. Mi sono appena resa conto che non avevo stirato questo, l'avevo piegato, l'avevo portato su, poi si vede che Stella ha messo nel mobile e io mi sono dimenticata che era da stirare. Ho stirato le fodere dei cuscini, queste sì, ma questo mi sono proprio dimenticata, solo che adesso non ho voglia di toglierlo e stirarlo e rimetterlo, non so che fare perché sinceramente mi danno fastidio tutte queste pieghe, però ci ho messo un sacco a metterlo, anche perché il piumone è più piccolo rispetto al copripiumone, infatti qui negli angoli non so se si nota, ma anche in fondo di là il piumone non arriva, quindi resta vuoto, quindi già per quello ci metto ancora più tempo rispetto al solito, già comunque ho un lavoro lungo da fare. Niente, dai, per oggi, per questa settimana va così e niente, ce lo terremo stropicciato.
ufficialmente finito di sistemare tutta la camera, ho finito di fare il letto, ho messo i cuscini, ne manca soltanto uno, ma c'è la fodera che si sta asciugando, quindi devo aspettare. Sono soddisfatta del risultato, mi convince un po' pochino questa parte qua, più che altro questa. Stavo pensando quasi di dare questa simil libreria a mia sorella, visto che anche lei sta rinnovando la camera, o meglio sta rinnovando la mia ex camera, l'ha fatta pitturare tutta di bianco anche lei, e c'era una parete grigia, l'ha fatta togliere, la parete dietro l'armadio, e stava cercando una cosa così, quindi magari la do a lei. Adesso vedo un attimo, intanto però l'ho messa qui perché questa parete è molto spoglia. Vi faccio un tour veloce del risultato finale. Qui si entra e, come vi ho detto, ho messo la cassettiera qui perché forse la preferisco rispetto a dove era prima. Quindi su questa parete c'è la cassettiera dove teniamo tutti i ricambi della biancheria del letto, principalmente sì, soltanto quello. Poi ho cambiato il poster. Inizialmente avevo messo questo, però poi questo là non stava appeso, quindi l'ho rimesso al suo posto e questo è tornato qui. L'avevo già messo qui tempo fa, poi l'ho portato sul suo palco e adesso l'ho riportato giù. Ho fatto un po' di prove e alla fine ho optato per questa soluzione, quindi giusto tre cosine per fare anche meglio pulire. Poi vabbè, ovviamente il letto, ho cambiato un po' le cose che c'erano sul mio comodino, quindi ho lasciato il caricabatterie wireless dove appoggio semplicemente il telefono durante la notte, si carica, una candela, la crema mani che metto praticamente tutte le sere prima di dormire, e la piantina l'ho messa qui perché l'ho tolta dalla zona all'ingresso. Volevo inizialmente metterla appoggiata a terra, ma è talmente piccola che deve stare per forza sopra un mobiletto o sopra il comodino, come in questo caso. Non mi convince molto, però vabbè, intanto è lì. Vabbè, il letto è rimasto anche questo sempre nello stesso posto, così come i poster, idem quello, ho provato a spostarlo ma alla fine deve stare lì. Comodino di ste molto molto semplice anche il suo. Poi qui angolino dove appunto ho messo la sedia, in realtà quella c'era già, l'ho lasciata lì, ho provato a spostarla ma poi mi convince ancora di più qui, lo specchio. E qui invece ho messo, allora qui ho appeso tra virgolette, insomma diciamo che ho sfruttato il chiodo e ho appoggiato questa decorazione da parete che prima era sulla cassettiera che era qui. E poi qui invece ho lasciato le tre ceste in fondo dove tengo in uno le cose per le cagnoline, guinzagli eccetera, in un altro tengo tutti gli accessori della folletto, in un altro ancora scatoline varie. E basta, il tour è praticamente già finito perché poi si torna di qua. Alla fine, mentre stavo stirando, in realtà avevo già chiuso il vlog, mentre stavo stirando sono salita, ho tolto il copripiumone e l'ho stirato perché non mi piaceva vederlo tutto stropicciato, così già che c'ero ho stirato anche la fodera, quella bianca del cuscino davanti, ho messo anche il cuscino che mancava, quindi vi faccio vedere. Direi che così è decisamente tutta un'altra cosa. Nel frattempo sto già stirando le cose che ho lavato prima, quindi la biancheria che c'era prima, perché si è già asciugato tutto, quindi ne sto approfittando. E con questo anche oggi è tutto, spero che il video vi sia stato di compagnia come sempre. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video, ciao.